Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questa settimana ho due prodotti da presentarvi. Il primo prodotto è il puncher della Happy Planner, ovvero della Me and My Big Idea. E il secondo prodotto che ho da presentarvi invece è un prodotto dedicato al Project Life. Partiamo dal puncher. Allora, io ordino tutti questi prodotti da un sito di scrapbooking che praticamente importa dall'America in Europa e quindi io non pago spese di dogana. Questo è il motivo per cui acquisto lì. Questo vuol dire che questo genere di prodotti appaiono su questo sito relativamente più tardi rispetto a quello che è il prodotto fisico in America, però appunto non voglio pagare la dogana e quindi in questo modo so più o meno quello che andrò a spendere e non ho nessun tipo di sorpresa. Allora, lo guardiamo, vediamo insieme. Allora, in questo caso il puncher è di colore azzurro, e il nuovo puncher invece che uscirà a fine di agosto sarà di colore rosa o hot pink. Io ovviamente amo l'azzurro, l'ho preso azzurro e lo apriamo insieme. Il puncher per sé è abbastanza pesante. Opla. E questo è il puncher. Allora, il puncher serve per forare i fogli per creare i cosiddetti notebook arc, come appunto il caso dell'Happy Planner. Questo qui è appunto l'Happy Planner. Come vedete è un notebook con un sistema a anelli mobili e i fori che sono necessari sono appunto questi tipi di fori a funghetto e sono in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 fori a funghetto. Quindi questo tipo di puncher, che appunto è venduto dalla stessa azienda che produce la Happy Planner, farà esattamente lo stesso numero di fori appunto a funghetto. Ovviamente ha il serbatoio che sul fondo che vi permette di raccogliere i pezzi di carta che ne escono e ha appunto le varie testine per fare il foro. Questo è il tipo di foro che fa questo tipo di puncher. Il secondo prodotto che voglio mostrare invece è un mini album di Project Life, che è esattamente questo qui, e praticamente permette di provare il Project Life senza dover investire grosse quantità di denaro. Infatti, come vedete, le bustine sono già all'interno dell'album. Quindi non bisogna acquistare nessun altro prodotto, si può tranquillamente iniziare il Project Live senza dover acquistare l'album, i page protector, eccetera, eccetera. Quindi qui è un'ottima alternativa per coloro che appunto vogliono provare questo sistema. Ovviamente da questo negozio, da questo io, arrivano anche dei bonus, che sono appunto le piccole carte che possono già essere utilizzate all'interno dell'album. Spero che vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!